La domanda delle domande quando si parla di intelligenza artificiale è spesso se ci ruberà il lavoro. E ancora oggi è complicato fare questo tipo di previsioni. Eppure, in concomitanza con il rilascio pubblico di ChatGPT, gli studi scientifici su questo argomento hanno iniziato a spuntare come funghi. Farsi un'idea verosimile di come andranno le cose è tuttavia possibile se si adottano alcune precauzioni e ne parleremo in questa puntata. Sono Nicoletta Prandi, giornalista e autrice. Mi occupo di politica e di impatto sociale dell'innovazione. Questo è Non avrai altro Dio, il podcast che firmo per Senza Filtro. Insieme passiamo al setaccio le rivoluzioni che l'intelligenza artificiale impone al mondo del lavoro e dell'umano, per capire come sopravvivere al cambiamento e sfruttarne i venti a favore. Con una strana coincidenza, poche settimane dopo il rilascio internazionale di ChatGPT, è stato pubblicato uno studio tra i più commentati sia dagli addetti ai lavori sia dalla stampa, e mi concentro su questo per due ragioni. La prima è che 3 su 4 degli autori sono affiliati a OpenAI, la società che produce ChatGPT. Possiamo dunque considerare sufficientemente oggettiva la loro analisi? Secondo alcuni scienziati, come Emily Bender e il team di Critical AI, ovviamente no. È un fattore del quale dobbiamo tener conto, insieme all'affidabilità scientifica della piattaforma su cui è pubblicato lo studio e per cui servirebbe un'altra puntata. La seconda ragione è che alcune riflessioni critiche mosse ai contenuti dello studio sono interessanti al di là del valore scientifico delle analisi proposte e vale la pena considerarle. Lo studio analizza il tasso di esposizione professionale all'impatto dell'intelligenza artificiale. L'assunto degli autori, perché su questo non esiste una posizione condivisa nel mondo scientifico, è che una professione può essere considerata a rischio se il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale riduce del 50% il tempo di esecuzione materiale del lavoro. Salto alle conclusioni dello studio. L'80% della forza lavoro americana può subire l'impatto dell'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale e su almeno il 10% delle proprie mansioni, mentre il 19% può subirlo su almeno il 50%. Non ci sono differenze salariali tra le professioni considerate a rischio, ma i lavori a più alto reddito risulterebbero i più esposti, con eccezione dei lavori scientifici e di chi opera nel campo del pensiero critico. Tra le critiche mosse a questa analisi, due sono illuminanti. Lo studio sotto sotto ammette che non esiste alcun legame automatico tra l'adozione sul lavoro di sistemi di intelligenza artificiale e un aumento della produttività. In secondo luogo, mette nero su bianco che potrebbero essere sfuggite all'analisi alcune categorie di professioni. E allora perché tanta enfasi da parte dei ricercatori di OpenAI? La risposta è sempre la stessa. Più si crea hype, più cresce il senso di ineluttabilità e anche di rassegnazione dei più. Quando si parla di intelligenza artificiale e lavoro, c'è chi si spinge anche oltre. Molto spesso, sistemi a base di algoritmi evoluti ci vengono presentati come tecnologie concepite per offrirci emancipazione e libertà. Peccato che nessuno spieghi mai a quale costo. Perché se si alza lo standard delle nostre capacità cognitive, si alzerà necessariamente la quantità di lavoro necessaria per adeguarci a quei nuovi livelli.
piuttosto che un effetto liberatorio, sperimentiamo la metastasi del lavoro per tutta la vita, come ebbe a affermare Jenny Odell, autrice di How to Do Nothing Resisting the Attention Economy. Pensiamo all'invenzione della lavatrice elettrica. Abbiamo iniziato a fare più o meno lavaggi al giorno, potendoli programmare. Abbiamo diversificato le possibilità di lavaggio a seconda dei capi e introdotto numeri di centrifughe calibrati sulla composizione del tessuto per non rovinarli. Se un cestone di vestiti sporchi fino agli anni 40 finiva dritto sotto l'acqua senza tanti distinguo, oggi, da un piccolo contenitore di roba da lavare, vengono fuori tre lavaggi differenti, ovvero più lavoro domestico. Chi potrà sfuggire all'aumento della quantità di richieste derivanti dalla diffusione progressiva dei sistemi di intelligenza artificiale? Come è già accaduto nella storia, ci ricorda Elizabeth Ranieris, probabilmente chi avrà maggiore capitale finanziario, sociale e politico. Chi godrà del privilegio di poter staccare la spina e permettersi il costo della rinuncia a un'esistenza eterna nel flusso produttivo della gig economy? I miei, e non solo miei per fortuna, dubbi sul fatto che l'intelligenza artificiale possa essere una divinità generosa scesa sul pianeta Terra per liberarci dalle fatiche del lavoro, non si sono ancora dissolti. Ma tanto, ormai lo sai anche tu, non avrai altro Dio.